Ricordo quando ero piccolo, e c'era ancora un solo canale alla televisione, dopo il telegiornale o durante il telegiornale si parlava della mostra del cinema di Venezia, Lido di Venezia. E io, nella mia ingenuità di bambino, aspettavo poi di vedere il film. E metodicamente poi, dopo che avevano parlato del film, degli attori, del pubblico, avevano fatto vedere un po' di immagini del palazzo, del cinema. Poi, quando partivano i titoli di testa del film che si rappresentava quella sera, chiuso, io che mi aspettavo di vedere il film, rimanevo deluso nella mia ingenuità di bambino. Questo per dire che sentivo parlare della cosa e questo mi faceva venire voglia di vedere la cosa. Sembrava che il parlare servisse per capire, per vedere la cosa. E invece ne sentivo parlare, ma poi la cosa non riuscivo ad averla, a guardarla in quel caso. E poi mi sono accorto che nella gran parte dei casi è così, no? Si parla delle cose, ce ne parla la pubblicità, ce ne parlano tante persone. Qui nel web non si fa altro che parlare delle cose. Ma in realtà spesso queste cose le abbiamo, qualche volta le abbiamo a disposizione, ma per lo più non ne abbiamo a disposizione, quindi non le possiamo vedere di persona. Sembrerebbe che dovesse essere il contrario, ma in apparenza la società dei consumi non permette questo, no? La società dei consumi fa sì che noi parliamo, promuoviamo delle cose, le facciamo così, ma poi queste cose, per averle, le dobbiamo comprare, non ce le mette a disposizione. E così anche per i libri, per esempio, no? Io mi accorgo che se tu vuoi mettere a disposizione un libro, come posso fare io? Nel senso che lo posso mettere a disposizione come lettura. Io leggo un libro come sono capace, ovviamente, la mia voce piace o non piace, non importa, ma insomma, chi l'apprezza, c'è qualcuno che l'apprezza, c'è qualcuno che mi segue. Gli do la possibilità di ascoltare direttamente il libro. Non parlo della cosa, tranne alcune eccezioni, su cui, quando lo ritengo opportuno, cerco di dare qualche chiave di lettura per suggerire quella che secondo me è la chiave con cui va letto, quel libro che magari metto a disposizione come, diciamo, nella forma di, tra virgolette, perché non è un audiolibro, non è un prodotto, industriale, che metto a disposizione come libro letto. Diciamo, ho provato a fare un altro discorso, cioè non parlare del libro, ma leggere degli estratti, dei brani del libro, a volte l'incipit, perché secondo me dall'incipit, dalla lettura non soltanto della prima frase, ma insomma, diciamo, dai primi 20 minuti, della prima mezz'ora del libro, uno si fa un'idea dello stile, del modo di scrittura, insomma, capisce parecchio di quello che può trovare in quel libro, no? Ascoltando le prime 20, 30, 40 pagine di quel libro. Oppure la stessa procedura, tentando di trovare degli estratti, no? Dei capitoli che possono essere interessanti all'interno di quel libro, in modo tale che uno ascoltandolo può farsi un'idea e quindi può decidere se quel libro fa per lui o no. Ho notato però che questa cosa non funziona molto. Tutto sommato è più coinvolgente, cioè la gente, diciamo i lettori comunemente, preferiscono non approcciare direttamente il libro o magari ascoltarne un estratto, qualche pagina. Preferiscono sentirne parlare. Osservo che sembra essere più coinvolgente, più che trovarsi direttamente a contatto con quella cosa, si preferisce sentirne parlare. Quindi lo youtuber si mette qui e che racconta, porta il suo fascio di libri, racconta le sue letture della settimana, i suoi acquisti, quello che gli è piaciuto, che fa vedere la copertina del libro, che mostra il prezzo, che dice che insomma ha avuto lo sconto, che quindi è un'occasione che quel libro va comprato. Diciamo, funziona meglio in termini di ascolto, perché magari insomma, a me capita poi di
di vedere, no? Com'è l'ascolto, che attenzione richiama una certa modalità rispetto ad un'altra. Insomma, lui in termini di ascolto funziona molto più questa cosa qui. E infatti sono molti quelli che raccontano le loro letture, come leggono, eccetera, eccetera. Secondo me funziona in questo meccanismo una modalità di imitazione, insomma, no? Lui legge quella cosa, a me è simpatica quella persona, a un certo punto mi fido delle sue scelte, mi affido alle sue scelte, magari anch'io comprerò. Lui ha comprato quel libro e anch'io compro quel libro. È il meccanismo che spiega molto bene anche Recalcati, no? Del desiderio. Noi desideriamo quello che desiderano gli altri. Vogliamo quello che ha un altro. E quindi il desiderio nasce un po' sull'imitazione del desiderio dell'altro, di quello che ha l'altro. Così se il nostro vicino ha una macchina più grande, insomma, anche noi ci diamo da fare, facciamo i debiti per comprare una macchina più grande, no? Perché ce l'ha lui, e come io non lo devo avere. La stessa cosa vale anche per i libri, secondo me, ma come per tantissimi altri oggetti di consumo, insomma, no? Che poi si vendono anche attraverso YouTube, con i cosmetici, con tutte queste cose qua. Perché, insomma, il mercato si evolve, insomma, nell'evoluzione di questo mercato hanno trovato, secondo me, che se c'è uno YouTuber che promuove un rossetto, un cosmetico, uno smalto per unghie, che so io, un mascara, o un libro, insomma, o dei libri, e che questo YouTuber ha un ascolto, insomma, ha 50.000 persone, 100.000, 1 milione di persone che lo seguono. È più facile pagare un YouTuber che ti vende un prodotto in questo modo, anzi, non lo vende, non lo venderà, ma insomma, lo promuove, diciamo così, e quindi gli si daranno i mezzi per promuoverlo. È probabile che non la farà gratis, no? Anche se non so quanto, come avvengano questi, li ipotizzo, per carità. Però, diciamo così, il meccanismo, secondo me, la trovata è geniale, no? Prima, un'ora di televisione che faceva promozioni di vendita, veniva pagata una determinata quantità di soldi, costava. Un'ora di televisione in cui il venditore di tappeti vende i suoi tappeti. Poi, insomma, è un personaggio magari antipatico, che lo guardano pochi, fa pochi ascolti, no? E costa. Adesso il meccanismo potrebbe essere più semplice, no? Si trova uno YouTuber, qualcuno che ha un canale, ha un determinato seguito perché è simpatico, perché è carina, perché sa parlare in un certo modo. Che vende quel prodotto, insomma, lo vende, insomma, lo promuove perché lo usa lei, insomma, o lo usa lui, insomma, quanto sono bello, grazioso con questa cosa sulle labbra, sulla testa, non lo so, da qualche parte. A quel punto lì, insomma, 100.000 persone, 200.000, 300, quante raggiunge questa persona con i suoi iscritti e che guardano i suoi video, lo guardano periodicamente, saranno raggiunte facilmente a un costo ovviamente molto più basso di quello che poteva essere un'ora di televisione o quello che era. E quindi, insomma, è una modalità per raggiungere direttamente un target, per raggiungerlo con i costi minori e per avere il massimo di efficacia. La società dei consumi si evolve, si promuove i propri prodotti in questo modo, e questo avviene anche per i libri, naturalmente, che se ne pensi sono un oggetto di consumo. Per i libri, però, vale, come dire, il discorso che in genere si fa è che comunque chi legge è una persona colta, no? Quindi chi legge si sente, per il fatto di leggere, su un piano, come dire, come un cinefilo, insomma, uno che ama il cinema, insomma, è uno che. Come uno che è appassionato d'arte, insomma, no, è uno che si sente elevato rispetto alla massa, insomma, che ha una sua dignità, insomma, no? Perché? Perché si interessa di un qualcosa che dà prestigio. Leggere, vuol dire,
in qualche modo essere, tra virgolette, colti, insomma, no? Interessarsi d'arte vuol dire. Però, insomma, tra chi si interessa d'arte c'è molta gente che va a vedere metodicamente mostre senza capire niente, insomma, senza averci studiato. C'è invece gente che va con piena cognizione di causa, sapendo molto di quello che succede nel campo dell'arte. Ci sono tanti modi per leggere un film, come ci sono tanti modi per leggere un libro. Ma il libro in sé non è un qualcosa di formativo, qualcosa che ti eleva, perché ci sono tanti libri che ti possono formare, ma ci sono anche una stragrande quantità di libri che ti possono disinformare. Così come mettersi davanti alla televisione, puoi avere delle informazioni che ti possono essere utili, che ti servono a sapere molte cose. Mettersi davanti alla televisione, se non lo si sa fare, o se non lo si fa con un certo criterio, con una certa, che poi è soggettivo, per carità, però attraverso la televisione passano anche molte cose che ti disinformano, così attraverso i libri, così attraverso il cinema. Quindi, prima di tutto, bisogna, per decidere che leggere è una cosa formativa, bisogna capire come si sceglie quello che si legge. Non posso decidere io quello che è formativo o quello che non è formativo, ma quello che è importante è il meccanismo della scelta. Secondo me, nel senso che se uno si mette davanti alla televisione passivamente, guarda tutto quello che gli viene proposto, è molto probabile che sia un consumatore di televisione, non sia uno che la guarda in maniera critica. L'impressione mia è che uno che guarda in maniera critica la televisione compia dei suoi processi e scelga lui il momento, il programma che vuol vedere e lo scelga con una sua logica, sapendo le informazioni che vuol ricavare da quello che va a guardare. Non basta leggere, bisogna saper scegliere quello che si legge. Qui è un po' anche difficile, cioè nessuno può fare come dire, dei confronti, e dire no, tu hai letto Dostoevskij, sai, oddio, quanto sei bravo, oppure hai letto Proust, anche perché uno può leggere Proust, ma può dire di aver letto Proust, ma magari non. Ne ha ricavato molto poco dalla lettura di Proust, non basta aver letto Proust, aver letto Dostoevskij o aver letto Joyce, insomma, no, bisogna capire poi alla fine cosa ti rimane da quella lettura, insomma, no? Qual è la chiave secondo la quale hai letto quel testo? Cosa hai assimilato? Come lo metti in rapporto con tutto il resto? Quindi i collegamenti che sai fare, quindi la cultura, poi la cultura che ti. Ma il discorso che mi premeva fare era quello che i libri sono una cosa, non sono una cosa che di per sé, oddio, è esaltante, formativa. Ci sono libri formativi e libri no. Quindi una prima distinzione è che, ed è importante come vengono scelti, insomma, il percorso che si fa nella scelta di un libro e quello che si vuole anche ottenere. Se si legge per diletto, per piacere, insomma, per tante cose, insomma, c'è un livello di lettura che è bello, che è utile, che è interessante, tutto quello che vuoi, ma probabilmente è un livello, l'essenza della letteratura, di quello che si legge, quello che c'è dietro le righe di quel libro, che spesso non c'è, insomma, lettori diversi riescono a leggere in maniera diversa lo stesso libro. Capita, insomma, di vedere, no? Che molti lettori rifiutano, per esempio, un determinato tipo di libri perché non ne hanno una chiave di lettura, perché magari vogliono la lettura consolatoria, cioè vogliono dal libro sentirsi consolare, trovare positività. Hanno un momento di depressione. Allora, il libro in questo caso è uno strumento per dare positività. Se sceglieranno quei libri che sono consolatori, che sono edificanti, insomma, quelle letture che vogliono sentire, e va bene così. Però questo non è di per sé formativo, non ha molto a che fare con la cultura.
ha più a che fare con la ricreazione, con il passatempo, con la distrazione, ma non ha a che fare esattamente con la cultura. Ho provato in questo senso a lanciare uno stimolo per una discussione in un gruppo di letteratura, quando uno come me, che non è conosciuto in questi gruppi, lancia uno stimolo, insomma, ha bisogno che questa cosa venga notata in qualche modo, altrimenti non fugge. Bisognava mettere in questo stimolo qualcosa che potesse colpire un pochino, no? Chi frequenta questi gruppi di lettura. Per lo più sono insegnanti, la gran parte sono insegnanti. Poi, secondo me, molti sono anche qua, appartengono al mondo che in qualche modo è collegato con il mercato librario. Molti che probabilmente non si fanno notare, lo fanno, ma insomma, un gruppo di lettura che conta decine di migliaia di iscritti, secondo me, è un pabulum buono attraverso il quale cercare di vendere libri. Quindi di suggerire, di incentivare l'acquisto di un libro, eccetera. E quindi, insomma, ci sono, secondo me, persone che hanno a che fare con librerie, librai, editori, scrittori, insomma, con tutte quelle persone che sono, o con tutte quelle componenti che fanno parte di quella catena, di quella filiera che dallo scrittore arriva a chi vende il libro, insomma, ma sappiamo che nella società dei consumi una parte molto importante è quella della promozione, perché libri se ne scrivono tanti e quindi bisogna che questi libri in qualche modo arrivino al consumatore, no? Arrivino al lettore, e quindi qualsiasi buon pubblicitario sa che il suo cliente, diciamo così, va sempre coccolato, va sempre trattato bene, va sempre edificato, no? Tu sei importante, guarda quanto tu sei bello, bravo, intelligente, se compri quello che io ti vendo, ti propongo, no? Quello che io ti vendo deve servire a te per sentirti importante, questo lo sanno tutti, no? Questi gruppi, anche su Facebook, sono degli strumenti all'interno dei quali si può andare a incentivare un certo mercato, che è un mercato che langue in qualche modo dal punto di vista del libro, perché anche per quello che riguarda il libro stanno succedendo fenomeni nuovi che, bene o male, avranno certi sviluppi. Penso a quello degli ebook, penso anche a quello degli audiolibri, insomma. Mercato sul quale poi si stanno o si sono comunque buttati. C'è un'altra componente, l'ho già detto in un altro video, insomma, no? Che anche da questo punto di vista, no? Sta acquistando spazio e terreno, anche ne ha già acquistato ancora di più in altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti, no? E quindi anche qua si intravede un potenziale sviluppo, ma è sempre uno sviluppo legato al mercato, in cui tutto sommato quello che passa, secondo me, quando si vuole la cultura, gli si dà direttamente il prodotto culturale. Invece nella nostra idea di cultura non è quello di dare il prodotto culturale, cioè di favorire l'uso del prodotto culturale, quindi di darlo gratuitamente, ma è quello di incentivarne l'acquisto. E questo, bene o male, fa parte delle regole del mercato. Se chi legge i libri, in qualche modo consapevole o no, sottostà a leggi di mercato, è probabile che sia un consumatore di libri. Chiaramente non se lo dovrà mai far sentir dire, è un lettore perché legge, insomma, e quindi chi legge è un lettore, qua diventa poi un gioco linguistico, no? E qua se ne possono dire un po' di tutti i colori, no? Come Ma sicuramente, insomma, non accetterà nella sua dignità di lettore di essere consumatore.
cioè di pensare che il suo consumo di libri possa essere indotto da altri che non sia la sua volontà. Questo è un po' difficile da accettare. Lui dirà sempre che è libero, insomma, come noi ci diciamo liberi, insomma, ma sappiamo benissimo come siamo condizionati dalle leggi del mercato e dal mercato stesso. Per far sì che si notasse questo post, qual era? In un pubblico che è frequentato soprattutto da insegnanti, cosa si poteva fare? Bisognava inserire un piccolo, o magari non tanto piccolo, errore d'ortografia, naturalmente, perché su quello gli insegnanti sono implacabili. L'errore di ortografia, soprattutto se è un errore che ha in sé un certo tabù. Io mi ricordo da quando ero piccolo, alle elementari, alle medie, c'erano degli errori che erano un tabù, non si potevano fare, altri errori potevano essere anche scappati. Ma insomma, scrivere cuore con la Q, per esempio, era un errore imperdonabile, insomma, no? E quindi io credo che gli insegnanti si sono portati dietro per il loro lavoro questi tabù rispetto a certi errori, per cui alcuni errori colpiscono in maniera fatale. Quindi non posso, cioè, vuol dire, è un superio così forte in queste situazioni, è un qualcosa che non può essere tollerato senza essere messo in discussione la loro dignità, insomma, il loro lavoro, insomma, senza che perda senso tutto quello che loro fanno nei confronti dei loro allievi. Poi non importa se succede che i loro allievi scriveranno bene cuore con la C o acqua col CQ o qual è senza l'apostrofo sull'L. L'importante è che facciano quello. Poi, insomma, se magari, come è successo in una mia classe del liceo, bocciano uno che poi diventerà professore alla normale di fisica, nonostante che ha 8 e 8 in matematica, non importa. L'importante è che la regola sia mantenuta. È questa fissità della regola che è fondamentale per l'insegnante. Dopodiché ci si può anche chiedere, ma perché? A cosa serve questa? No, la regola è per la regola. È una legge, insomma, no? Non è l'uomo che si dà una legge per vivere meglio, non è la regola che serve per normare delle cose, perché, ma questa regola può evolvere nel momento in cui le cose da normare cambiano. No, questa regola diventa un tabù, ma e qui ci deve essere, insomma, una componente personale. Questo tabù diventa tanto più rigido quanto più il suo crollo metterebbe in discussione il ruolo stesso, la sua figura professionale stessa, il morale soprattutto, no? E quindi nella mia domanda c'era un qual apostrofo è, qual è? E ovviamente più che non il contenuto della domanda, il contenuto della domanda riguardava se esiste e se sì. Qual è la differenza tra un lettore e un consumatore di libri? Ovviamente l'apostrofo, sul quale apostrofo è stata la cosa che ha di più caricato gli animi, insomma. La gran parte dei commenti si sono scaricati nella fustigazione di chi si è permesso, a volte anche proprio in maniera esprimendo una sofferenza, una sofferenza e un'insofferenza per un tale tipo di errore di chi si è permesso di scrivere qual apostrofo è. E quindi la gran parte dei commenti ha giocato su questo. Ma allora vediamo come si organizza questa cosa, perché è interessante sapere che intanto che lo usavano alcuni scrittori, così scriveva Collodi, per esempio, così scriveva Pirandello, qual è lo scriveva con l'apostrofo o l'ha scritto. Ma anche scrittori meno antichi,
che poi Pirandello non è così antico, insomma, non solo hanno scritto, ma pongono la questione se non si possa comunque scrivere qual è con l'apostrofo, perché se ne fa una questione linguistica di allora, se un altro avesse messo un post di questo tipo e fosse stato un po' timido, come dire, un po' insicuro nella sua figura e anche della sua immagine, sarebbe stato, si sarebbe sentito fustigato da questa categoria di sapienti, penne blu. Il problema è che io non mi sono sentito fustigato da questa cosa, perché leggendo ad alta voce, e non so, forse mi sarà riconosciuto, se qualcuno vorrà riconoscermi che ho letto abbastanza ad alta voce, almeno in questi ultimi anni, cioè tu vedi scritto e poi ti abitui a pronunciare, a leggere e a fare un'operazione automatica perché leggi poi a prima vista, di solito. Anche un punto fa la differenza. Un mio amico per cui ho letto un testo aveva messo per sbaglio un punto in più. Quando ha ricevuto questo testo, me l'ha rimandato indietro perché non gli tornava quella frase. Io facevo sentire il punto, anche se non lo capivo, ma nel momento in cui c'era lo dovevo far sentire, e lui ha sentito che la cosa non funzionava, quel passo non funzionava e me l'ha mandato a correggere. Ovviamente dicendomi che poi il punto non c'era, come l'aveva pensato lui. Allora, ritorniamo al qual è. Quando io leggo e trovo un qual è, leggo qual è, non leggo qual è, come andrebbe scritto senza l'apostrofo. Come di solito, quando trovo una E seguita da un'altra vocale, ci aggiungo una D, nel senso che mi torna più facile dal punto di vista della pronuncia. Se devo dire aveva mangiato pane e acqua, mi torna più facile dire aveva mangiato pane ed acqua. Dipende, magari non sempre, ma quando sei abituato a leggere, cerchi una corrispondenza tra quello che è scritto e quello che tu pronunci. Poi questa corrispondenza ti resta anche in orecchio. Per cui, quando tu leggi, qual è? Tu lo leggi come se ci fosse l'apostrofo, no? Qual è il meccanismo per cui? Non leggi qual è il meccanismo per cui. Non funziona nella lettura. Se la scrittura deve corrispondere alla lettura, se ci deve essere un rapporto tra queste due cose, e soprattutto una volta poi la lettura, tra l'altro, a bassa voce non esisteva, quindi si leggeva ad alta voce, no? E quindi questo rapporto era ancora più forte. Perché lo vogliamo negare? Il risultato c'è stato. Ne è emerso quindi che io, da questo punto di vista, non posso considerarmi un lettore e quindi devo prendere atto che non ho le competenze necessarie per continuare a fare quello che faccio. Dovrò prima imparare a scrivere qual è senza l'apostrofo e dovrò anche imparare a distinguere meglio il si avverbio dal si pronome riflessivo. Questa è la sconvolgente esperienza che ho dovuto fare. Devo constatare che mi mancano i prerequisiti. Non posso considerarmi un lettore. Spero almeno di potermi considerare un consumatore di libri. O neanche quello.